Auguri di una buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Stasera proviamo a rispondere a qualche domanda, cioè affronteremo un tema piuttosto complicato, ma insomma cercheremo di renderlo fruibile ovviamente e anche se possibile divertente. Parleremo sostanzialmente di magistratura e società, ovvero di come l'una influenza l'altra e viceversa, potremmo dire così, cioè quanto la magistratura influenza o è influente nelle nostre vite, anche nelle scelte sociali che i paesi prendono e nelle decisioni in qualche modo che cambiano la vita delle persone e viceversa, quanto la società influisce poi anche sul sistema della magistratura. Ne parleremo con due avvocati. In studio Marco Baldinotti, buonasera e bentornato. Buonasera. E in collegamento Skype da Roma Giulia Crivellini, buonasera. Eccola qua, non la sentiamo. Giulia Crivellini tra l'altro è anche candidata poi a una lista Più Europa in diversi collegi, quindi diciamo impegnata anche sul campo della politica. Oggi però parleremo soprattutto di magistratura e società, come dicevamo. Intanto vorrei partire da una considerazione, perché noi non molto spesso ospitiamo gli avvocati, volevo chiedere a Marco come sta la vostra categoria, diciamo così, in senso generale. Come sta la nostra categoria a livello generale? È una bella domanda, perché la professione è cambiata negli ultimi 10, 15, 20 anni e è profondamente mutata la figura rispetto a quella che era l'avvocatura degli anni 80 fino a metà anni 90, ed è cambiata da un punto di vista sia professionale, nel senso di approccio nei confronti del cliente, dell'utente, che da un punto di vista economico. Molti si stupiscono del fatto che gli avvocati siano una delle categorie fino a... c'è stato un interessante convegno, tra l'altro, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Firenze, in cui è stato fatto uno studio su quelli che sono i flussi di guadagno degli avvocati, e è emerso sostanzialmente che fino ai 45 anni siamo quasi al di sotto della soglia di povertà. Quindi c'è tutto un ragionamento da fare e un ragionamento che nei confronti della società, perché la professione è profondamente cambiata, la mia generazione non ha gli stessi diritti, le stesse prerogative di quelle che aveva la generazione di giuristi che ci ha preceduto, penso agli attuali cinquantenni. E abbiamo a che fare con molte più difficoltà rispetto a quelle che si sono avute nelle precedenti stagioni di questo paese, e il discorso ci porta lontano, appunto, sia da un punto di vista di relazioni con i clienti che da un punto di vista di relazioni economiche. Crivellini, volevo un parere anche suo, tra l'altro insomma a questo punto anche dalle prime parole di Marco Baldinotti mi pare di capire che, come dire, abbiamo fatto una bella puntata invitando due avvocati molto giovani, insomma contro tendenza no? Rispetto anche a un trend appunto che li vede svantaggiati rispetto a altre generazioni. Qual è il suo parere, Crivellini? Ma sì, io sono assolutamente d'accordo con il collega. Aggiungo che la complicazione della nostra società, l'evoluzione del diritto, l'apertura a legislazioni europee, al diritto europeo, chiaramente ci richiede una sempre maggiore specializzazione. Quindi se le generazioni precedenti, diciamo, potevano in qualche modo incanalarsi nei settori tradizionali del diritto, oggi ci è richiesto uno studio continuo e sempre più specializzato, perché la richiesta è sempre più specifica, e quindi non possiamo più in qualche modo permetterci di approcciare solamente le categorie, come dire, tradizionali del diritto. Quindi questo io credo sia da una parte una fatica, certamente, ma dall'altra anche una grande occasione e un'opportunità anche di aprirsi a settori, argomenti, penso all'ambiente, penso al diritto europeo, per l'appunto, a settori e a studi anche molto, molto dinamici e molto attuali. Tra l'altro c'è un tema, e poi magari lo affronteremo dopo, che è quello di magistratura e politica, cioè quanto questi due mondi sono connessi, ne parleremo anche proprio con Crivellini. Però prima volevo partire da un caso particolare, perché insomma quando si parla poi di interventi, cioè di come appunto la società cambia la magistratura, c'è un tema, no, che forse vale la pena di analizzare subito, è quello che, diciamo, è un tema di principio che poi ha
un eco molto grande, ma è anche un tema molto specifico. Sto parlando di Marco Cappato, e quindi insomma fa parte dei radicali, ma è soprattutto colui, diciamo, che ha agevolato la fine vita di DJ Favo, no? C'è stato un caso nell'udienza del processo di qualche giorno fa. Il PM ha detto: io rifiuto di essere l'accusa, assolvere Marco Cappato, perché non ha avuto nessun ruolo esecutivo. Crivellini, è stato un caso emblematico, in qualche modo una presa di posizione contro tendenza, secondo lei, o è semplicemente a un certo punto la società che viene prima, come dire, del ruolo della magistratura? Non so come dirla, me la spieghi un po' lei, via, com'è andata? Ma guardi, allora, secondo me è stato sicuramente un caso particolare a livello giuridico. Io credo che entrerà nei manuali, perché ricordiamolo, anche per chi magari non l'ha seguito dall'inizio, nasce da un'autodenuncia di Marco Cappato, il quale aiuta un ragazzo tetraplegico e rimasto cieco a morire dignitosamente, come lui richiedeva, in Svizzera. Ritorna in Italia e denuncia, si autodenuncia, denuncia il proprio l'aiuto prestato a questo ragazzo nell'accompagnarlo in Svizzera a morire. Questo aiuto nel nostro ordinamento, anche questo aiuto, è punito penalmente con, peraltro, una pena molto severa, da 5 a 10 a 12 anni di carcere, quindi insomma una questione molto seria. E ovviamente si apre il procedimento, il processo penale. E i pubblici ministeri richiedono subito l'archiviazione. E già questo è stato sicuramente un tassello, come diceva lei, in controtendenza rispetto insomma al ruolo tradizionale dell'accusa. Richiede l'archiviazione, che viene rifiutata dal primo giudice, il quale ordina l'avanzare del processo in via coatta. Quindi si celebra il processo, sono stati sentiti vari testimoni, è stato sentito anche Cappato in prima persona, e poi, per giungere ai giorni più vicini, c'è stato appunto durante la fase conclusiva delle richieste, c'è stata la richiesta da parte del pubblico ministero di assolvere Marco Cappato. Io credo che da una parte sia sicuramente una richiesta in controtendenza, sono rari i casi in cui diciamo i pubblici ministeri richiedono l'assoluzione piena, cioè nel merito. È stata una richiesta assolutamente motivata, è stata una richiesta che il pubblico ministero, diciamo, ha tenuto anche a specificare come rientra in realtà proprio nel ruolo del pubblico ministero, quello di far valere tutti gli elementi di assoluzione dell'indagato prima e dell'imputato poi. Quindi in qualche modo ha fatto anche emergere quello che dovrebbe essere il ruolo pieno di un pubblico ministero nel nostro ordinamento, cioè cercare tutti gli elementi anche a favore nello specifico ha detto: noi pubblici ministeri rappresentiamo lo Stato, non siamo gli avvocati dell'accusa come in altri ordinamenti. Questa è stata la frase, no? Esattamente, quindi anche come diceva anche lei prima, c'è sicuramente in questo processo una grandissima vicinanza tra un sentire sociale che in questi anni ha in qualche modo fatto valere le proprie esigenze di vivere, di scegliere sulla propria vita fino alla fine, e una politica assente, una politica silente che non ha dato risposte, e quindi una magistratura che in qualche modo chiamata, perché la magistratura non è che casca dall'altro, ma chiamata a dover necessariamente decidere su casi di questo tipo, in qualche modo costretta da questa disobbedienza, da questa autodenuncia, si trova a ragionare sulla attualità di una norma che punisce così severamente l'aiuto a morire con dignità. Ecco, fermi lì, perché questo è il punto, no, poi della puntata di oggi. Cioè, da una parte, come dice Crivellini, il vuoto politico normativo, diciamo, lasciamo così, o più che altro insomma una situazione che crea in cui si innestano dei processi in cui gli avvocati a un certo punto quasi si sostituiscono, non è così ovviamente, però in senso svolgono anche un ruolo etico, diciamo così, a un certo punto assurgono anche a dare delle indicazioni etiche. C'è un confine, perché il confine labile, no, Marco? Però in questo va capito dove stanno i ruoli, no? Allora, mi permetto di aggiungere proprio una frase a quello che ha detto Giulia,
su cui sono perfettamente d'accordo, ed è per fortuna che abbiamo avuto uno dei primi casi in Italia in cui un pubblico ministero ragiona e afferma quello che ha detto Tiziana Siciliano. Tiziana Siciliano. Dico per fortuna perché finalmente siamo usciti da questo gap ancestrale, direi, della categoria dei pubblici ministeri che erano loro stessi a ragionare come giudici dell'accusa e mai come coloro che vanno invece a ricercare quelle che sono le tesi anche a favore dell'indagato dell'indagato, appunto. Detto questo, è chiaro che la posizione del pubblico ministero ha risentito di un Un sentire favore, di un sociale. sentire sociale, di un mutato sentire sociale all'interno del paese, perché il processo comincia prima della legge sul biotestamento e si conclude dopo che il Parlamento l'approva. Quindi nel mezzo cambia la norma, cambia l'opinione del paese e si radica all'interno del paese un comune sentire che prima invece era soltanto ipotizzato e non concreto. La tua domanda, Ale, abbi pazienza, ricordami, mi sono perso un No, attimo. il tema era, cioè, capire appunto dove, cioè, se c'è un momento in cui si rischia di sconfinare oppure se quanto c'è dato anche al magistrato, in questo caso al PM, vuol dire investire un ruolo che non è più soltanto forse quello lì, quello appunto dell'avvocato, ma anche, come dire, in un certo senso una guida morale, perdonatemi se uso termini impropri, no, però nel senso. Si entra, no, non è un termine improprio, il ragionamento è più che corretto, siamo quasi nel campo della filosofia del diritto a questo punto, per cui tutti i giuristi, sia gli avvocati che i giudici, che i pubblici ministeri, si devono fare in qualche modo interpreti di quella che è la volontà che si cela dietro una norma e non può essere applicata semplicemente così come la troviamo, ma appunto ha dietro una ratio, un ragionamento, un corpo e un'anima che deve portare ad una sua giusta applicazione. Gli stessi avvocati hanno all'interno del loro codice deontologico, come Giulia sa bene, il dovere e l'obbligo di monitorare, per esempio, una cosa che nessuno sa, l'applicazione di quella che è la Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi l'applicazione dei principi stabiliti all'interno della CEDU, controllando che questi principi vengano regolarmente applicati, trovino regolare applicazione all'interno delle leggi degli Stati dell'Unione Europea. Quindi è chiaro che ci deve essere da parte della nostra categoria, da parte dei magistrati e dei giudici, una funzione di controllo e di interpretazione della norma. Mi verrebbe da dire però non soltanto nel caso in cui si tratta di temi così sensibili, ma, e qui ti rilancio il pallone, anche quando si parla di politica, perché si rischia che una cosa buona come quella che è avvenuta a Milano in realtà possa essere fatta più per esigenze di scena che non di sostanza. Crivellini, su questo, cioè, la domanda, no, che magari qualche cittadino si può fare, così magari riesco a spiegarla anche più semplice, ma insomma, il magistrato non dovrebbe semplicemente applicare la legge per così com'è, cioè, non c'è un quadro molto chiaro in cui sono poche come dire, le mosse in avanti che si possono fare, come in questo caso, questo potrebbe essere un po' l'obiezione, no? Certo, questa è un'ottima domanda e la risposta che mi sento di dare è che in realtà è esattamente così, cioè in questo processo il tentativo faticoso, poi siamo ancora in attesa della decisione che ci Certo. sarà il 14 febbraio, il tentativo da parte io credo di tutte le parti, quindi dei giudici, perché è una corte d'assise, dei pubblici ministeri e dei difensori è quello di trovare l'interpretazione, l'applicazione più corretta di questa norma. Però ricordiamoci a proposito di questo una cosa, è una norma che è stata introdotta nel codice penale del 1930, quindi piena epoca fascista dal codice Rocco, ed è una norma che non è mai stata, come dire, tra virgolette, utilizzata proprio perché, capite bene, insomma, che è difficile anche Sì, diciamo, entrare sono così situazioni tanto nella rare, vita diciamo delle così. persone. Esatto. È chiaro che quello che sta accadendo oggi è
A mio avviso, il tentativo di dare la corretta lettura di una norma alla luce anche della nostra Costituzione. E questo, infatti, è il tema centrale in fondo di questo processo. Perché? Perché sia i pubblici ministeri che la difesa di Cappato hanno chiesto alla Corte d'Assise di hanno stimolato la lettura costituzionale di questa norma. Hanno richiesto quindi che questa norma venga posta al vaglio della Corte Costituzionale, perché chiaramente confligge, ad esempio, non voglio dilungarmi troppo, ma con il principio di autodeterminazione. E quindi tramite la lettura complessa che è stata data all'interno di questo processo, anche con memorie molto corpose, si è chiesto proprio alla Corte di Assise di chiedere alla Corte Costituzionale di interpretare quale sia l'interpretazione più corretta, costituzionale, si dice costituzionalmente orientata, di questa norma, che obiettivamente la lettura è chiara, quindi la lettura punisce, cioè la norma punisce qualsiasi forma di aiuto. E su questo è difficile uscirne. Proprio per questo, alla luce appunto della Costituzione, che sembra confliggere con questa punizione così severa, si è richiesta una lettura di questo tipo. Io non credo che queste richieste siano un volere entrare nell'ambito morale o etico. Io credo che siamo perfettamente in un campo di diritto, di riconoscimento di diritti e di evoluzione delle esigenze e quindi anche delle norme, sempre restando alla luce di un contesto giuridico che ovviamente lo consenta. È chiaro. E quindi Costituzione, ma anche Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, È che su chiaro. questo si è pronunciata a lungo sulla esigenza di in qualche modo garantire e tutelare le scelte degli Individuale. individui. Dell'individuo. Sì. Tra l'altro, c'è da immaginare su questo, già un po' lo diceva Marco, insomma, poi la politica di solito arranca, no? Arriva un pochino dopo, diciamo così, sempre un miglio dopo. Siccome poi chiudiamo la prima parte e torniamo a parlare nella seconda, però prima avevi accennato anche la questione politica, no? I magistrati che in qualche modo ricercano visibilità. Anche se non politica, o comunque cercano un po' il riflettore, sono presenti nella vostra categoria, perché insomma sono presenti un po' in tutte le categorie, secondo me, insomma, chi ha voglia di apparire in qualche modo. Però ce n'è qualcuno che con il processo shock, con la situazione, con il titolo di giornale, forse ci lavora anche o no? Bella domanda, bel problema. Bisogna forse anche essere noi un po' onesti, rileggendo quelle che sono le carte di questi 20-25 anni di storia del nostro paese, ed ammettere senza per forza, l'ha fatto anche Di Pietro, mi è capitato di sentire un paio di settimane fa, riconoscendo che in certi momenti c'è stato un forte protagonismo da parte di una certa magistratura. Quindi, se dico io comincio a riconoscerlo anche Di Pietro, forse, tutto quello che si è detto in questi 25 anni di storia del paese non è da buttare via e non era da criticare così come lo si criticava con forza e veemenza quando lo diceva un certo schieramento politico. E io non posso che ritrovarmici, ovviamente, avendo militato per anni in quello schieramento. Quindi il parere personale è ovviamente che sì, c'è stato e c'è un eccesso di protagonismo da parte di una certa magistratura. Se parla il professionista, dice che a volte questo eccesso di protagonismo si riflette talvolta anche nelle dinamiche processuali, perché porta magari a non avere un equilibrio che invece la trattazione di certe cause meriterebbe. Se vogliamo anche nel caso specifico di Cappato, perché se poi vogliamo stare a parlare effettivamente, entrando nei tecnicismi di quello che prevede il codice penale, beh, in effetti qui, mio malgrado, c'è un
un aiuto che un può, assist, una, diciamo. Cioè, esatto, no, un aiuto concreto da parte di Cappato nel trasportare, che poi questo tipo di condotta faccia realizzare effettivamente il tipo di reato per il quale c'è un processo. È questa la chiave, la questione. No, certo, è tutto da cuore. Stabilire, dice giustamente Giulia. Vediamo che cosa decide. Vedremo la sentenza. Allora, ci fermiamo per 5 minuti, torneremo, darò anche la parola ovviamente a Giulia Crivellini su questo, ma insomma parleremo anche di altri temi, perché poi ci sono anche tante questioni, forse anche meno, come dire, importanti da un punto di vista di evoluzione anche sociale e morale, di valori, diciamo, rispetto a questa, ma che poi implicano la vita delle persone giornalmente. 5 minuti di informazione, poi torniamo in studio, restate con noi. Bentornati in studio. Allora, stiamo parlando di due mondi, diciamo così, che poi in realtà sono ovviamente connessi, sono la stessa cosa, ma insomma sono due facce in qualche modo, la magistratura e la società civile, diciamo così, anche se l'una, appunto, come dicevamo, sta dentro l'altra. Abbiamo parlato delle implicazioni anche sociali, come cambiano nel nostro tempo. Volevo ripartire da Giulia Crivellini, avvocato che abbiamo in collegamento da Roma, per farle una domanda, no? C'è un fenomeno, diciamo così, che è quello della trasmigrazione, mi passi il termine, dalla magistratura alla politica, no? Ci sono diversi avvocati, credo sia, ne parlavamo prima con Marco Baldinotti, credo sia l'ordine professionale più rappresentato, diciamo, nel Parlamento, come ordine professionale d'origine per i politici, ma ci sono anche tanti magistrati che poi passano alla politica, anche un nome illustre, ce n'è uno, Pietro Grasso, ad esempio, candidato, come dire, su tutti, no? Forse in qualche modo. È un fenomeno da condannare o no? Perché qualcuno dice che la cosa non sia, diciamo, ovviamente sta nei termini ovviamente della legge, delle possibilità, ma non è, diciamo, non c'è molta opportunità, diciamo così. Lei come la vede? Lei anche in qualità di candidata, poi tra l'altro. Sì, cercherò di essere telegrafica, perché in effetti è un tema molto complesso. Quello che io credo è che il problema non si ponga tanto nella scelta di chi ha fatto il magistrato nella vita di scendere nel campo della politica. È una scelta legittima, non ci sono divieti, e quindi non ravviso un problema in questa fase. La cosa preoccupante è, e che sarebbe a mio avviso da regolamentare meglio in termini di confini, in qualche modo, è il ritorno poi, esatto, di chi si è candidato nella magistratura, perché chiaramente è lì che si crea un pericolo di imparzialità, e questo per me vale sia per chi da magistrato poi viene eletto e al termine di una legislatura e di un'esperienza politica decide di ritornare, sia chiaramente per chi invece non viene eletto, ma comunque partecipa alla competizione. Quindi io credo che lì stia il problema, e ad oggi credo che i confini non siano troppo definiti, e quindi rimane questo problema e questo pericolo poi di un ritorno non imparziale. È chiaro? No, assolutamente, ha perfettamente ragione, condivido
Il pensiero e la riflessione non può essere una porta girevole, quella esatto. da cui si entra e si esce dalla politica, perché le informazioni che uno acquisisce facendo il magistrato, il giudice, non le può portare poi nella politica e viceversa. Io sono ancora più drastico probabilmente e quindi vedo già, insomma, la magistratura è una, nell'ottica di separazione, della separazione dei poteri, una delle funzioni principali in un paese democratico, e già prevedere la commistione di una di queste all'interno di chi fa le leggi, di chi appunto siede all'interno del Parlamento, secondo me è molto forte. Le critiche a questo ragionamento sono altrettanto evidenti e sono altrettanto forti, le so già, me le immagino, se ci fosse qualcuno che qui insieme a noi, però dobbiamo ricordare appunto che non può essere una porta girevole quella di entrare all'interno della politica dopo che hai fatto il magistrato, anche perché appunto le informazioni che uno ha acquisito nello svolgimento della sua professione possono essere utilizzate come facendo politica, perché questo è il punto interrogativo. Chi ci garantisce a quel punto È chiaro, insomma ci sia una... dal giudice. C'è un'altra domanda che volevo farvi su questo, parto da Crivellini. Questa campagna elettorale, ora non voglio entrare nello specifico anche perché ce la par condice tutto, però questa campagna elettorale in senso generale è una campagna elettorale un po' all'insegna dell'hashtag aboliamo qualcosa, no? Insomma gira anche ironicamente sui social network, ma poi tanta ironia non c'è, perché poi insomma le proposte spesso vanno in questa direzione. Secondo voi, da professionisti, da avvocati, il codice civile, il codice penale potrebbero essere snelliti? Insomma, il Movimento 5 Stelle vuole abolire 400 leggi o qualcosa del genere, abolire 400 articoli nei due codici, che cosa significherebbe? Insomma, c'è qualcosa da fare in questo modo? Ci sarebbe da rivedere, Crivellini? Ma io credo di sì, però diciamo viene da sorridere, perché si tratta comunque spesso di movimenti, di partiti che in qualche modo poi hanno sempre contribuito a ingigantire il nostro sistema normativo. Però io sono dell'idea che delle meno norme ma più chiare. Comprendo che la tecnica legislativa sia una materia molto complessa, però per quanto riguarda per esempio il codice penale, diciamo che sono sicuramente per un'opera di decriminalizzazione e di depenalizzazione importante, che è già stata avviata in questi ultimi anni, ma che deve proseguire, perché chiaramente non è solo un problema di eccesso normativo, ma anche di impatto che l'eccesso normativo ha sulla vita delle persone. In ambito penale chiaramente si crea sovraffollamento carcerario, punizione di fattispecie anche di lieve entità. Nell'ambito civile chiaramente la confusione non può che creare all'imprenditore, al cittadino, a qualsiasi forma diciamo di vivere sociale un caos, e quindi questo crea lentezza, crea costi, e tutto a danno dei cittadini. Quindi la mia visione, io credo personalmente che più che fare promesse in qualche modo vaghe e realizzabili, bisognerebbe avere una visione un po' più circostanziata di dove si vuole andare, dove intervenire, e diciamo la direzione secondo me è questa. La direzione è norme chiare, semplificazione normativa con dei criteri, però non un tagli e cuci diciamo indefinito, perché a quel punto diventa una presa in giro. La dico in maniera, come dire, televisiva, passatemi questo termine. Insomma, si dice spesso che l'Italia è un po' il paese degli azzeccagarbugli, no? Che alla fine a fare una gran confusione, poi in qualche modo si creano e si vengono a proliferare le figure professionali tipo le vostre. In realtà, insomma, parlavamo all'inizio della trasmissione, poi non è che ve la passate così bene neanche voi, soprattutto nelle nuove generazioni. Però la domanda è un po' questa, no? Il cittadino effettivamente in qualche modo ha bisogno, avrà sempre più bisogno di rivolgersi al professionista, all'avvocato, in questo
stato così. Quanto, come dire, perché è un tema di cui ho parlato ad esempio con i medici spesso, cioè quanto rischia l'avvocato di vicinato, passami il termine, cioè l'avvocato di quartiere, insomma quello che risponde alla domanda automaticamente così, di svilire la vostra professione, ma quanto c'è necessità invece di avvicinare la categoria al cittadino, no? Di renderlo anche più veloce, più rapida la risposta, anche più economica? Ma questo dipende dalla sensibilità di ciascun avvocato, di ciascun professionista, da quelle che sono le legittime ambizioni, da quello che secondo me è il mercato di riferimento di ogni singolo avvocato. Quindi anche già per la nostra professione nel 2018 parlare di mercato di riferimento o di utenza sembra quasi una bestemmia. Io credo invece, essendo un'attività professionale e quindi avendo una partita IVA, avendo un'impresa a livello individuale, non sia una volgarità pensare di avere anche un'organizzazione di tipo economico che vada ad individuare tutta una serie di casi, vada ad individuare quello che può essere il mercato di riferimento e quelli che possono essere gli strumenti più utili per avvicinarsi a quel mercato di riferimento. Quindi chi ha una specializzazione che prevede qualcosa di molto elevato, di una formazione molto elevata come può essere quella tributaria e che ha un mercato molto particolare di riferimento, non può essere la stessa formazione che ha, con tutto il rispetto, io tanto ci sono dentro senza problemi, chi si occupa di questioni condominiali non ha la stessa utenza e lo stesso cliente di quello che si occupa di diritto tributario, perché chi ha una cartella da qualche migliaia di euro non va dal tributarista, chi invece ha il geranio che gocciola dalla terrazza del piano di sopra va dall'avvocato a chiedere che venga ripristinata la situazione, che venga posta fine a una determinata situazione. Quindi secondo me il futuro ci obbligherà sempre di più a individuare per ciascuno di noi una, tra virgolette, fetta di mercato e a rapportarcisi di conseguenza con tutti gli strumenti. Penso per esempio c'è molto snobismo quasi a pensare al web, a pensare a Facebook come mezzi che possono utilizzare gli avvocati per comunicare e per pubblicizzare, perché poi c'è il tema della pubblicità che non la possiamo fare direttamente ma soltanto presentando quelle che sono le professionalità presenti all'interno dello studio, che è tutto un altro problema che secondo me in un futuro dovrà essere rivisto, perché non si può fare mercato senza poter fare pubblicità. Questo è un controsenso, però vabbè, questi sono tutti argomenti che investiranno il futuro di questa professione. È d'accordo Rivellini, insomma, voglio fare una domanda: quale, in una ipotetica a questo punto riforma della magistratura, qual è il primo punto su cui lei le piacerebbe insomma si intervenisse? Ma dice della magistratura? Sì, la riforma. Della magistratura credo che un fenomeno su cui bisognerebbe intervenire subito è la magistratura fuori ruolo. E cioè i magistrati, quei magistrati che pur rimanendo in carica e percependo lo stipendio assumono incarichi anche molto delicati, per carità, non c'è da scherzare, anche molto complessi. Al governo, e quindi fanno, insomma, vanno ai vari gabinetti, eccetera. Consulenze. E questo, sì, esatto, consulenze, eccetera. E questo, secondo me, è un fenomeno su cui bisogna intervenire. Che andrebbe limitato. Bisogna intervenire perché crea anche un'immagine sbagliata della magistratura, nel senso che poi abbiamo parlato anche prima di magistratura e politica, quello che viene fuori dalla magistratura è sempre la parte in qualche modo più problematica, mentre tutto ciò di buono, ce ne sono tanti di magistrati ottimi, rimangono in qualche modo in silenzio perché anche il loro ruolo li richiede un certo, diciamo, decoro, distacco dai mass media. Però io credo che appunto il tema dei magistrati fuori ruolo
che può sembrare molto specifico, però sarebbe un punto di partenza. Ecco, già partire da lì a livello culturale, se un magistrato è magistrato, fa il magistrato, se fa il consulente, si sospende anche a livello retributivo l'attività di magistrato e farà pertanto il consulente. Io È credo che chiaro. la questione sia di immediata percezione, È chiaro, è insomma, chiaro. sia. Allora, siamo quasi in chiusura, vi chiederò tra pochissimo le vostre figure professionali di riferimento o storie, insomma, quello che volete. Prima però volevo fare una domanda scomoda, ovviamente, a Marco Baldinotti qui. Quando Pier Camillo Davigo dice i politici continuano a rubare solo che oggi non si vergognano più, dice bene o sbaglia? Questa è scomoda. Sbaglia, non sbaglia. Chi deve Marco, vai. rispondere? Rispondo personalmente, beh, io ho abbastanza paura di un paese in cui il pensiero principale possa essere quello del dottor Davigo. Mi voglio fermare qui, mi voglio fermare qui, non voglio approfondire. Non voglio approfondire oltre quello che dice, Livellini? anche perché è sempre in area di essere in un governo a guida grillina. Lui ha detto non si Lui non lo candiderà dice, mai, vabbè, ha però detto non si candiderà mai e quando si dice continuerà. che non si vuol fare è quando in realtà lo si vuol Ha fare. detto che continuerà a occuparsi di politica soltanto quando rubano i politici. Questa è la frase di Davigo. Crivellini mi vuole dire anche la sua? Poi insieme però a questo anche la sua figura professionale di Sì. riferimento, perché mi interessa. Io credo sia un giudizio molto forte, un giudizio che un magistrato non dovrebbe esprimere, ecco. Diciamo così, dovrebbe arrestarsi un po' prima e valutare appunto sulla base delle fattispecie criminali se sussistono o non sussistono, ma non spingersi a dare un giudizio sulla società in qualche modo non richiesto, ecco. E non credo, questa è una mia opinione, non si addice a un ruolo così delicato e così terzo, così Visto anche distante dal considerato nostro. quello che insomma, ha rappresentato per questo paese, no? Nel senso, Certo. E la sua storia, la sua diciamo così, storia personale, professionale. voglio dire, Certo, non certo, stiamo certo. parlando di uno che passava per sbaglio, insomma. No, No, assolutamente, no, assolutamente. no, certo. Quindi moderiamo, ha ragione Giulia, moderiamoci Siamo con in le chiusura. Crivellini, mi dice insomma chi è la figura storica di riferimento, cioè, di chi ha la foto lei nell'ufficio, diciamo così? Dovesse sceglierne una. Sono varie, nel senso, non ho foto, però sono varie le mie figure di riferimento e ho avuto anche la fortuna di avere maestri, insomma, importanti che mi hanno anche trasmesso la storia e l'amore soprattutto per il diritto. E il mio ambito è il diritto penale, quindi, e la mia passione è il diritto penale, quindi sono diverse, sono figure sicuramente che incarnano i principi di garantismo e di difesa della persona, e di difesa anche delle scelte. Per questo, diciamo, il processo Cappato mi è particolarmente a cuore, perché si interseca un po' la passione politica con una vicenda giuridica molto, molto delicata, molto importante, e a volte il diritto arriva appunto prima. Penso anche alla fecondazione assistita, alle unioni di fatto, alle unioni civili. Insomma, a volte il diritto è più avanti in questo della politica, nella tutela delle persone. E vedremo come andrà anche poi l'esito del processo di Cappato. Magari torneremo proprio a parlare anche con Giulia Crivellini. Intanto grazie per essere stata con noi. Grazie. Grazie a voi. Grazie e Ciao. buon in bocca al lupo. Grazie a Marco Grazie Baldinotti per a essere voi. stato con noi. Grazie a tutti per averci seguito da casa. Telegram termina qui. Naturalmente ci vediamo domani. Buona serata a tutti.